se andrete all'università, poi non è che dovete per forza andarci, ma se andrete all'università state preparando un campo sul quale poi la vostra pianta di fagioli magici nascerà, perché l'università vi crea una serie di un contesto in cui potete specializzarvi da un lato e dall'altro rendere unica la vostra formazione e la vostra possibilità di dare un contributo alla vita sociale di tutti. Secondo me gli psicologi sperimentali sono i filosofi del nuovo millennio, nel senso che i filosofi antichi cercavano di dare risposta alle stesse domande che ci poniamo noi psicologi con gli strumenti che avevano, che non erano strumenti scientifici perché il metodo scientifico è arrivato dopo. Ok, quindi questa secondo me è tantissimo, perché sostanzialmente siamo molto sovrapposti in tante cose. Quello che ci differenzia più che la domanda è il metodo che si utilizza per rispondere alla stessa domanda.